Ciao! Benvenuto a questo nuovo post ancora dedicato al concetto di essere, avere e fare. Oggi voglio parlare in particolare dell'azione del fare. Allora, possiamo avere due modalità nel mondo virtuale che è dominato appunto dalla dualità, dagli opposti. Di questo fare, di questa esplicazione dell'azione, possiamo avere due modalità. Una modalità che è una modalità cosciente e una modalità incosciente. Vediamo che cosa significa modalità cosciente. Nel momento in cui il nostro essere profondo riesce a passare attraverso tutti i condizionamenti della mente e ad esprimersi nella realtà virtuale in una maniera che gli è consona, nella maniera che ha deciso di esprimere, noi vediamo che acquisiamo consapevolezza di noi stessi molto più velocemente, perché l'essere non fa altro che azionarsi nel fare esattamente come ha deciso. E quindi noi acquisiamo consapevolezza, la quota di consapevolezza che acquisiamo non è altro che una parte della presa di coscienza generale. Quando facciamo questo movimento attivo e consapevole, siamo coscienti e svegli di quello che veramente vogliamo fare. Quindi è un fare attivo, un fare consapevole, un fare che è direttamente collegato col proprio essere profondo. Ma noi abbiamo detto anche che c'è di mezzo quest'altro verbo, che è il verbo avere. Il verbo avere, abbiamo detto, è relazionato al concetto di personalità. Quindi il verbo avere è legato a tutta una serie di condizionamenti che sono dettati appunto dalla struttura della mente e dalla struttura della personalità che la mente è andata a costruire per dare una forma a questo mondo virtuale. A questo punto che cosa succede? Che molte volte la mente, poiché non si apre all'intuizione, al proprio essere profondo, perché rimane ancorata alla materia, rimane ancorata all'avere, funge da ostacolo al vero, senso dell'essere, alla vera motivazione dell'essere, che è quella appunto di evolversi attraverso questa realtà illusoria. In questo modo, più è forte la pressione da parte della mente e dei condizionamenti, più ci troviamo in uno stato di incoscienza, cioè il proprio essere non riesce a fluire come dovrebbe e noi sentiamo dentro di noi un senso di sofferenza, un senso di inadeguatezza e comunque un senso di non completezza. Quindi la sofferenza che noi proviamo nell'incoscienza non è altro che la distanza tra la mission, del nostro essere e quello che noi facciamo, quindi il fare nel virtuale. Questo tipo di fare, essendo un fare incosciente, non permette all'essere la sua evoluzione. Ma vediamo invece nel dettaglio questi due modi di agire. L'essere comunque deve esprimersi all'interno della realtà virtuale. Quindi nel momento in cui noi siamo più coscienti di noi, siamo più consapevoli, la sua espansione sarà maggiore. Ma questo non significa che la volontà dell'essere profondo, quando si è incoscienti, non si manifesta. Si manifesta comunque, solo che noi proviamo questo senso di sofferenza. Quindi nell'incoscienza noi non facciamo altro che reprimere la nostra parte che comunque fluirà, comunque si esprimerà, ma ne soffriamo altamente. Da questo punto di vista è come se l'incoscienza e la coscienza dell'essere si tocchino nello stesso punto. La differenza è come si vive poi nel mondo virtuale. Teniamo presente che l'essere profondo comunque eserciterà la sua volontà. Il problema è capire che questa realtà virtuale può essere più o meno capita, compresa, approfondita e aumentata la consapevolezza di sé, oppure l'essere farà esattamente la sua esperienza, ma un'esperienza sofferta, un'esperienza in cui la propria intuizione, la propria voce
troverà difficoltà ad esprimersi e probabilmente si canalizzerà con forme psicosomatiche che noi vedremo appunto rispecchiarsi in questa materia stessa. Quindi quello che è importante considerare appunto dei tre verbi è che il fare deve essere strettamente collegato all'essere, altrimenti non si ha la conoscenza di sé, la comprensione di sé e soprattutto non si ha la presa di coscienza, ossia l'espansione delle possibilità del proprio essere proprio attraverso la forma nel mondo del divenire. Importante sottolineare questo perché a questo punto essere e fare sono esattamente, in questo modo cosciente, collegati, sono esattamente la stessa cosa. Beh, vediamo cosa uscirà nel prossimo post e ci vediamo la prossima volta. Ciao!